L'idea era semplice: pubblicare almeno un video breve al giorno per 30 giorni sulle principali piattaforme. Ecco com'è andata. Ciao a tutti e bentornati su Revoneer. Io sono Andrea, un aspirante fotografo che condivide qui il suo percorso. Oggi voglio raccontarvi come è andato il mio esperimento di condividere almeno un video breve al giorno sulle principali piattaforme, ovvero YouTube, Instagram e TikTok. Ma prima di raccontarvi questa storia, c'è un messaggio che devo farvi ascoltare. Ti do una brutta notizia, forse l'avevo anche già detto. Delle belle foto e dei bei video non gliene frega niente a nessuno, purtroppo. La bella notizia però è che noi sappiamo comunicare anche visivamente, quindi trasferisci le tue competenze, il tuo talento, il tuo occhio in una comunicazione visiva in cui però crei contenuti che diano valore, che diano qualcosa. Se stiamo parlando, comunque so che mi segui nel tempo, abbiamo parlato anche spesso, è perché probabilmente continua a darti qualcosa. La voce che avete appena ascoltato è quella di Nicola Torrisi, ma forse lo conoscerete meglio come Bfreak sui social. Approfittando di un video dove si offriva di valutare il profilo di chiunque lasciasse uno specifico commento, gli ho scritto e questa che avete ascoltato è stata la sua risposta. Da qui mi si è accesa una lampadina. Sì, perché da quando ho aperto il mio profilo Instagram non ho fatto altro che condividere foto senza pensare a chi mi volessi rivolgere e cosa volessi comunicare. Così ho cominciato a pormi tre domande. Numero 1. Quali obiettivi voglio raggiungere attraverso i miei contenuti? 2. A chi voglio rivolgermi? E 3. Cosa ho da offrire? Per quanto riguarda il primo punto, ho come obiettivo quello di acquisire abbastanza tecniche e conoscenze da potermi definire un fotografo professionista, un esperto del settore della fotografia. Sì, perché per quanto io possa dire di voler diventare un fotografo professionista, sembra che questo concetto non sia ben chiaro a tutti, ma su questo ci torneremo a breve. Per quanto riguarda il secondo punto, c'è da dire che io credo tantissimo nel potere della condivisione. Penso che lo scambio di opinioni, di informazioni, sia una tappa fondamentale ed imprescindibile per la crescita in qualsiasi settore. Di conseguenza vorrei che i miei contenuti arrivassero a fotografi, esperti o amatori che siano, che desiderano imparare qualcosa di nuovo o trasmettere il proprio sapere agli altri. Può sembrare scontato o banale, ma fino a quel momento non mi ero mai preoccupato a chi arrivassero i miei contenuti. Quindi magari dopo aver scattato una foto, dopo averla editata per ore, aver cercato gli hashtag che si adattassero bene per poterla descrivere, mi ritrovavo con il like di zia Geppina 59. Capiamoci, non c'è nulla di male a ricevere il like di zia Geppina, ma di sicuro non rientra nel mio target di riferimento. Infine, c'era l'ultimo aspetto da considerare, ovvero cosa posso offrire al mio pubblico? Su questo punto ci ho dovuto riflettere un po', in quanto il web è pieno di creator che parlano di fotografia, quindi perché un utente avrebbe dovuto scegliere me e non qualcuno più esperto? Poi mi sono reso conto di una cosa. Tutti i contenuti che guardavo ponevano il creator dalla parte del pro che parlava agli inesperti. Io non sono un pro, sono una persona che un giorno per puro divertimento ha preso una macchina fotografica tra le mani e ne è rimasto folgorato tanto da voler far diventare quella passione adesso un lavoro. C'è una miriade di persone che si trovano magari nella mia stessa identica situazione ed è a loro che voglio rivolgermi. A quel punto ho cominciato a fare una lista degli argomenti che volevo trattare e ho dato una struttura base ai video. In ognuno mostro la macchina fotografica all'inizio come gancio per far capire l'argomento di cui sto parlando e ho creato un loop che unisce la fine e l'inizio del video. Quindi ho acceso la camera e ho cominciato a registrare. Seguimi e diventiamo fotografi insieme! Ora c'è un aspetto di cui non si parla molto spesso. Quando si vuole registrare un video, soprattutto all'inizio, può essere davvero tanto difficile. Montare l'attrezzatura, piazzare bene le luci, mettersi davanti a una fotocamera in una stanza completamente vuota, parlando soltanto ad un obiettivo, cercando di riassumere un argomento magari complesso.
Ci ho messo un pomeriggio intero a registrare i primi due video. La cosa all'inizio non mi ha dato poco pensiero, in quanto non potevo dedicarmi così tanto tempo alla sola registrazione dei video. Ma per fortuna, come tante cose nella vita, era solo questione di allenamento. Tra 35 minuti io devo andare al lavoro e ho appena montato tutta l'attrezzatura per registrare video, come una persona normale. Quella mattina, in quell'arco di tempo, sono riuscito a registrare ben 6 video. Una volta in possesso di un numero sufficiente di materiali, ho cominciato a pubblicare. Sono le 23:56 di mercoledì 6 settembre 2023. Andiamo a vedere un attimo però qual è la situazione ad oggi. Abbiamo 665 follower su Instagram, 229 su YouTube e 57 su TikTok. Ora lo so che volete sapere subito i risultati, ma prima c'è una cosa che voglio dirvi. Anzi, voglio dirti. A te che stai pensando di cominciare a pubblicare contenuti online e metterti in gioco. Il web è pieno di persone che non vedono l'ora di buttarti addosso la propria repressione. Persone che non guarderanno neanche il tuo video, ma che non esiteranno a commentare soltanto per portare avanti una critica che magari non c'entrerà nulla con quello specifico contenuto. Ovviamente parlo per esperienza e non parlo ad esempio del fotografo che ha criticato uno dei miei primi video in quanto avevo commesso un piccolo errore. In pratica avevo espresso un concetto non utilizzando la giusta terminologia tecnica e lui me l'ha fatto giustamente notare e tra l'altro l'ho ringraziato, nonostante magari avrebbe potuto usare toni un po' più gentili in questo senso. Non sto neanche parlando di Damiano di Pro Mirrorless, il quale è capitato sul mio primissimo video, fraintendendo però il messaggio. Lo dico sempre, diventiamo fotografi insieme, voglio diventare un fotografo professionista e l'ho detto a tutte le persone che mi hanno contattato in quest'arco di tempo in cerca di un consiglio. Posso condividere la mia esperienza ma non sono un fotografo professionista. Però Damiano non l'aveva intesa come un da questo momento voglio iniziare un percorso per diventare professionista quanto un da oggi mi definisco un professionista, girandoci addirittura un intero video dove esponeva una sua riflessione al riguardo. Questi esempi sono soltanto delle critiche o dei fraintendimenti che possono magari anche aiutarti a crescere in alcuni casi o che si possono benissimo chiarire. No, io non mi sto riferendo a loro, mi sto riferendo a persone che da nulla lasciano commenti come questo. O come qualcun altro che commentando il video di Shortstash mi diceva parla di fotografi seri o parla solo di quelli italiani. Queste non sono nient'altro che persone tossiche che mirano ad affossare il tuo lavoro. Qualunque cosa ti vengano a dire, qualunque negatività provino a buttarti addosso, resta fedele al tuo percorso e va avanti senza degnargli di alcuna attenzione. Ed ora passiamo ai risultati. Partirei da YouTube, dove ho avuto un incremento di 74 iscritti in 31 giorni, arrivando a 303 il giorno 7 ottobre. In media ho ricevuto 120 visualizzazioni a short, qualcuno ha raggiunto 60, qualcun altro 600, uno 2400 circa, però funzionano in maniera un po' strana. Nelle prime ore registrano 2, 3, massimo 4 visualizzazioni, poi nel giro di mezz'ora salgono improvvisamente, arrivano intorno ai 100 per poi fermarsi completamente. Davvero non so come YouTube gestisca l'algoritmo per quanto riguarda gli short, in quanto sono abbastanza soddisfatto dal punto di vista dei follower. Stiamo comunque parlando di un piccolo canale che parla di un argomento di nicchia, quindi non mi aspettavo un incremento esponenziale. Però mi piacerebbe poter spingere di più i miei contenuti, ma non so come fare. Passerei poi ad Instagram. Instagram. Qui, in 31 giorni, ho avuto un incremento di 55 iscritti al 7 ottobre ed una media di 230 visualizzazioni per i video. Anche qui, per le prime ore, parliamo di circa 10 visualizzazioni per i reel, per poi crescere improvvisamente in pochissimo tempo per arrivare a circa 200 e poi fermarsi completamente.
Qui, a differenza di YouTube, le visualizzazioni sono un po' più stabili. Tutti sono arrivati intorno ai 200, uno è arrivato intorno ai 500, un altro a 400, ma diciamo sono tutte più o meno sullo stesso livello. Parliamo però sempre di piccoli numeri. Considerando che comunque intorno ai 700 iscritti ci sono, questo significa che davvero i contenuti non li vedono neanche i tuoi follower. Instagram, ma... Ed infine, chiudiamo in bellezza con TikTok. Qui ha avuto un ottimo incremento, sempre e soprattutto considerando che si tratta di un argomento di nicchia trattato da un piccolo canale. Qui in 31 giorni ho avuto un aumento di 636 iscritti e la media di visualizzazioni supera anche le 3.000, con picchi da 12.000 con un video, un altro ha raggiunto le 8.000 visualizzazioni, quasi 9.000. A differenza degli altri due social, qui le visualizzazioni cominciano dal primissimo istante e si protraggono poi anche per i giorni successivi, sono in continuo aumento. Certo, a vedere che ci sono canali dove rompono bottiglie di vetro con le biglie, ad esempio, che registrano milioni di visualizzazioni e di follower in un singolo giorno, si potrebbe pensare che questo non è un gran risultato. Ma la verità è che per me questo esperimento è stato un vero successo. E lo è stato dal primissimo giorno. Quando, neanche un'ora dopo aver pubblicato il mio primo video, mi sono ritrovato questo commento. L'ho detto all'inizio, il mio scopo era quello di creare una rete di persone che condividessero un sogno. Ed è successo! Persone come ad esempio Francesco, un bravissimo fotografo che mi ha dato anche dei consigli sulle copertine in modo tale da migliorare l'aspetto del mio feed, con il quale è nata anche un'amicizia. C'è Mattia, con cui abbiamo pianificato in futuro di portare argomenti sui droni FPV sul canale. O ancora Flavio, con il quale abbiamo già registrato un contenuto in collaborazione. Un altro ragazzo di nome Mattia che mi sta facendo avvicinare al mondo della fotografia analogica. O Leonardo, da cui spero di imparare veramente tantissimo. E tutte le persone che mi hanno dimostrato il loro supporto in questo breve arco di tempo. Quindi, cosa prevede il futuro per questo canale? Continuerò a produrre contenuti del genere? La risposta è sicuramente sì. È una cosa che mi sta piacendo tantissimo fare, che mi sta venendo anche più semplice a mano che passa il tempo. È una cosa che sto facendo con tanta passione e spero che venga percepita anche da chi usufruisce di questi contenuti. Penso che anche se attualmente i numeri non sono stati esorbitanti, magari arriveranno col tempo. Tant'è vero che al momento in cui sto registrando questo video, il 26 ottobre, sono arrivato a quasi 1000 follower su TikTok. Quindi penso di essere riuscito a trasmettere qualcosa come sono riuscito a prendere io qualcosa dalle persone che mi seguono. E quindi non vedo assolutamente il motivo per cui dovrei smettere di registrare questi video. Quindi questa era la mia analisi di questo esperimento di 30 giorni sui social. È stato comunque un mese abbastanza pieno, cioè tanto lavoro dietro ovviamente, tra cercare anche gli hashtag giusti per poter pubblicare, gli orari, ci sono tante analisi da fare dietro. È un lavoro che veramente richiede tanto tempo e dedizione. Quindi, se deciderete di cimentarvi, vi raccomando soltanto di farlo veramente consapevoli di quello che vi aspetta, però può ripagare veramente tanto. Io vi invito a mettere like, iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nessun aggiornamento. E se siete amanti della fotografia, spero un giorno di incontrarvi su questo percorso.